Una sera da Portoviro, venerdì 7 giugno, Vasco Rossi a San Siro, la prima delle sette date sold out, ha voluto che una cantante di Portoviro, Namida, Claudia Pregnolato, avesse l'onore di aprire il suo concerto. Abbiamo con noi la grande promessa del punk rock e soprattutto la polesana più famosa in questo momento e anche la più invidiata, e una portovirese doc che tra l'altro è stata questa mattina insignita di un riconoscimento importante da parte del sindaco Valerio Mantovani. Ciao Namida, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Come sei arrivata a San Siro e come hai conosciuto Vasco Rossi? Siamo stati a questo concorso che si chiama Zocca Festival della Zocca Paese della Musica, e praticamente il concorso alla fine tirava fuori 11 vincitori che aprivano rispettivamente le 11 date del tour Vasco Rossi di quest'anno. Io sono arrivata al primo posto, quindi ho aperto la prima data il 7 di giugno a San Siro. E, diciamo, ho aperto un po' la stagione di San Siro. Sono stata la prima artista del 2024 a salire sul palco di San Siro. Tanto per fare un po' di numeri, c'erano 518 partecipanti e 17 finalisti, quindi te la sei guadagnata. Brava, brava, brava. Chi è Vasco Rossi per te e cosa rappresenta? Allora, sicuramente lo conosco fin da quando sono nata, insomma le sue canzoni mi hanno accompagnato per tutta la vita. E, lui è l'esempio e anche un po' l'aspirazione mia, nel senso che è partito come sto cercando di partire io, insomma, da un contesto che non è privilegiato, che non è avvantaggiato, e sta cercando appunto di ed è riuscito a uscire da appunto un contesto così, quindi appunto mi ha dato un po' questa speranza di poter credere in un sogno anche quando magari i mezzi intorno a me non ci sono, e quindi di crederlo e farlo con le mie forze. Tu ci hai creduto molto, la tua famiglia ci ha creduto? Ti ha supportato o sei proprio stata sola come contro il mulini a vento? No, allora, diciamo che io sono molto testarda, quindi vado avanti un po' per la mia strada. La mia famiglia mi ha sempre supportato comunque, però un po' con il timore, no? Nel senso, hanno sempre pensato che dovessi investire il mio tempo su cose concrete e che questa, insomma, fosse semplicemente una passione. E io sto cercando di farli ricredere, insomma. Tu hai ispirazioni pop punk anni 2000, quindi Green Day, Avril Lavigne, eccetera eccetera. Come hai conciliato con Vasco Rossi, che lui è proprio un rocker anni 60 70 80? Beh, sicuramente il fatto dell'unione sta proprio nel fare la musica in italiano, quindi io faccio canzoni in italiano, e essendo una cantautrice comunque mi sono molto ispirata anche a Vasco Rossi, cioè dai cantautori italiani, per poter portare comunque un'idea all'interno del panorama musicale italiano. Le sonorità, diciamo, sono più pop punk, quindi un po' più felici, un po' più comunque spingono un po' di più, mentre Vasco Rossi è un po' più melodico. Però diciamo che appunto, essendo lui un'ispirazione, cioè il punk deriva dal rock, quindi il feeling c'era, dici. Esatto. Tu l'anno scorso al Sequoia Music Park hai aperto Tananai, hai già affrontato un pubblico importante ed esigente, e sei anche molto giovane. Cosa provi quando ti trovi a San Siro? Quanti eravate? 60-70 mila persone? Io ti ho visto nella tua performance. Tu sei un animale da palcoscenico, tu sai affrontare molto il palco, questo ti aiuta o...? Sì, no, mi aiuta tantissimo, sicuramente deriva anche un po' dall'esperienza, insomma, di questi anni, però cioè, quando vado sul palco, proprio magari quei 5 minuti prima è un delirio. Poi vado sul palco e per me è veramente, che sia un palco piccolo, un palco grande, per me è uguale, perché l'importante è avere le persone davanti e cercare di fare festa in quel momento. Hai presentato quanti brani? Cristalli, Figli dei Fuori e Ti faccio un tutorial. E sono tutte, i testi sono tuoi, la musica anche? Sì.
Hai partecipato a che Castrocaro? Eccola, i festival sono ancora importanti per un artista. Allora, diciamo che l'unico festival veramente importante per un artista adesso è Sanremo, anche se è difficilissimo. Però sì, sono importanti secondo me come scuola, per imparare tante cose. Io quando ho fatto Castrocaro ero ancora all'inizio, quindi facevo tutto un altro genere, stavo ancora alla ricerca di quello che volevo fare, volevo essere, però mi ha aiutato tantissimo ad imparare a stare sul palco, a gestire un pubblico, e ho lavorato con una settimana intera con degli esperti del settore, quindi comunque sono fondamentali secondo me dei festival, soprattutto quando sono televisivi, che ti aiutano anche a capire quelle dinamiche lì. Poi, insomma, se sei all'inizio, il mio consiglio è fai qualsiasi cosa ti capiti sotto, perché è importantissimo. Dopo cominci a scegliere che cosa vuoi fare. Ecco, tu hai pronto l'album, quando lo presenterai? A settembre. In teoria a settembre, non so se ci sono degli impedimenti, però a settembre. Allora, io l'ho premessa all'inizio, sei la polesana più famosa e la polesana più ambita. In famiglia come ti chiamano? Namida o Claudia? No, Claudia. E gli amici? Beh, alcuni Namida, alcuni Nami, ormai sono diventata Nami, e alcuni Claudia, dipende dal livello di confidenza che c'è. E Namida da cosa vuol dire? Namida vuol dire lacrima, è un nome giapponese.